Bentornati in studio da Gio Prestia, gli aggiornamenti del notiziario di oggi, 4 marzo. Si va verso un rinvio del voto per quanto riguarda le elezioni amministrative previste intorno al prossimo maggio. Questa almeno sarebbe l'intenzione del nuovo governo Draghi, che non vorrebbe correre rischi relativamente all'aumento dei casi da collegare alla pandemia da Covid e alle sue varianti. La questione riguarda da vicino pure 5 comuni della provincia di Agrigento. Si tratta di Canicattì, Favara, Porto Empedocle, Montevago e San Biagio Platani. Le elezioni avrebbero dovuto tenersi nel periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 giugno. La stessa situazione si era già vissuta lo scorso anno. Un protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto denominato Sulle Orme di San Bernardo, un cammino di fede, arte e natura da Corleone a Sciacca. È stato sottoscritto dal Comune di Sciacca e dall'Associazione Comitato Animosa Civitas di Corleone, che ha proposto il progetto. La firma del documento è avvenuta ieri a Palazzo di Città. Il progetto di turismo religioso naturalistico culturale comprende i luoghi in cui visse San Bernardo, il suo peregrinare verso i conventi attraverso antichi tracciati viari, regge, trazzere e sentieri. I percorsi partono da Corleone in direzione di 4 tappe, una delle quali è Sciacca. L'antiquarium Monte Cronio sarà un'ulteriore incompiuta? È la preoccupazione dell'altra Sciacca dopo la richiesta di aggiornamenti presentata dal deputato Matteo Mangiacavallo, a cui ha risposto il direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento, Roberto Sciarratta. Una risposta da cui si apprende che sono già stati impegnati 216.000 euro per avviare i lavori. Sono in corso le procedure per l'affidamento dei lavori relativi al primo stralcio delle opere già finanziate. Comincia il countdown del Sicily International Triathlon, la manifestazione sportiva che si svolgerà a fine marzo a Sciacca, un evento che rappresenta un perfetto connubio fra sport e turismo in una fase storica in cui la nostra terra ha bisogno di recuperare il terreno perduto a causa della pandemia. Il Sicily International Triathlon, in programma il 26 e 27 marzo, è la prima occasione per il rilancio turistico e commerciale dell'intera area da Sciacca a Menfi. Il deputato regionale saccense Michele Catanzaro, che a questa manifestazione ha lavorato insieme al giornalista Sky Biagio Maglienti e all'imprenditore Marcello Mangia, è convinto della grande opportunità che questa manifestazione può rappresentare per la nostra terra. E infine calcio, è in programma domani il Consiglio federale della FIGC e tra i temi all'ordine del giorno figura la ripresa del campionato d'eccellenza. Dopo l'ok del CONI, che ha elevato tale competizione per la stagione in corso fra quelle di interesse nazionale, ora tocca a Lega e Federazione trovare un accordo sui punti fondamentali per garantire la ripresa delle attività o dare lo stop definitivo. Un punto chiave da discutere e chiarire è l'assenza di ristori per determinate figure a partire da gennaio, ma anche i costi degli interventi per la sicurezza in caso di ripresa. La provincia di Agrigento conta diverse società di calcio, fra cui importanti realtà come Sciacca, Agrigento, Canicattì e Favara, tutte fermate dallo stop del Covid dello scorso mese di ottobre. Per il momento è tutto, io mi fermo qui. Gio Prestia, Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp.